Come possiamo aiutare un cane diffidente verso gli estranei? Se il vostro cane ha paura delle persone che incontrate, probabilmente è perché ha poca confidenza con gli estranei. Dovremmo quindi aiutarlo. Come fare? Prima di tutto, ricordatevi che voi dovreste essere il garante della sicurezza del vostro cane. Quindi, quando il cane si trova in difficoltà, dovrebbe prima di tutto potersi rivolgere a voi. Quindi sta a voi impegnarvi a difenderlo dalle sue paure, anche se le paure ogni tanto sono un po' irrisorie. Lui ha paura delle persone che non conosce? Bene, allora prima di tutto assicuriamoci che non venga toccato, ad esempio, dalle persone che non conosce. Poi un'altra cosa che possiamo fare invece è lavorare proprio sull'estraneo. Come possiamo fare di nuovo? In due modi. Il primo, se avete molti amici, potete arruolarli come figuranti. Andate a passeggio per strada, arriva qualcuno, ovviamente stiamo parlando di persone che il cane non conosce così bene, e magari passano e gli buttano un cibetto per terra. Così il cane dirà, ma aspetta, sta gente magari può essere interessante. Ma ancora prima, sarebbe meglio che cominciaste a lavorare su questa cosa quando siete in casa. Usate la paura del vostro cane come scusa per invitare gente a cena. E quando arrivano, fate in modo di far trovare ai vostri ospiti una ciotolina con cibetti molto molto prelibati per il cane, in modo che loro arrivano, prendono il cibo e lo offrono al cane, di nuovo senza toccarlo, perché ricordiamoci che il nostro cane ha paura di essere toccato da chi non conosce, no? Questo farà sì che il nostro cane associ la persona nuova che entra al cibo molto buono. Quindi le persone strane magari non saranno simpaticissime, ma normalmente portano dei bei regali, quindi perché non provare ad accogliergli un po' meglio? Piano piano fate questo lavoro prima in casa e poi lo portate fuori. Se non vi è possibile trovare persone da coinvolgere nel vostro progetto, come si era detto prima, allora il fornitore di cibo diventate voi, ossia cammino, incontro una persona e sarò io a richiamare l'attenzione del cane su di me e premiarlo perché sta guardando me invece che l'altra persona. Di nuovo renderemo l'estraneo portatore di qualcosa di buono, in questo caso il cibo che gli darò io. Se nonostante questi piccoli accorgimenti vedeste che il vostro cane continua ad avere timore delle persone, allora rivolgetevi al più presto a un buon educatore che vi aiuterà a superare anche questa piccola paura. Un saluto da tutti quanti noi. Leo, bye wolf. Grazie, ciao a voi. Qui di lato vi lascio due video dove rispondo ad altre vostre domande. Vi ricordo che per farmene di nuove vi basta iscrivervi su www.bauboys.tv e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo clip. Ciao Bauboys!